Napoli ospiterà il 12 e 13 maggio prossimi il campionato italiano di società di nuoto paralimpico. Sarà dunque la piscina Scandone il palcoscenico per i circa 300 atleti paralimpici in rappresentanza di 53 società provenienti da tutta Italia ma anche da 11 paesi del resto del mondo impegnati nella prima edizione del trofeo olimpico Top 10. Una gara veramente importante, probabilmente la più importante perché dà il premio alle società. E con un gran numero di giovani, grazie a Dio, siamo riusciti a portare anche a buoni livelli il numero di giovani praticanti e per quest'anno, per la prima volta, siccome la gara è sancita dall'IPC, che è l'organismo internazionale che regola l'attività sportiva praticata dalle persone disabili, i tempi che si acquisiranno durante la manifestazione sono tempi utili per i minimi consentiti poi per la partecipazione ai Giochi Paralimpici di Londra. La manifestazione, organizzata dalla Federazione Italiana Nuoto Paralimpico e dall'Associazione Sportiva Dilettantistica Nuotatori Campani col patrocinio dell'Assessorato allo Sport del Comune di Napoli e del Comune di Portici, è stata presentata a Palazzo San Giacomo alla presenza dell'assessore Pina Tommasielli e del presidente di Napoli Sociale Maria Giovanna Castaldo, che metterà a disposizione 4 pulmini per il trasporto degli atleti. Con grande gioia ospitiamo questo evento nella nostra piscina, che è il gioiello di famiglia di questa impiantistica sportiva, per sottolineare ancora una volta la grande ospitalità e la grande apertura di questa città. Nel campo dell'impiantistica sportiva, noi sia nell'impiantistica sportiva pubblica, quella che fra poco affideremo, cioè le nostre 7 piscine con le quali io sto per partire con le gare, sia nell'ambito della impiantistica sportiva privata, noi abbiamo tenuto conto dell'accesso privilegiato per i disabili. Le gare prenderanno il via sabato 12 maggio alle 9:30 e si concluderanno con la premiazione domenica pomeriggio a partire dalle 13:30.